Il bentornato negli studi Tempo Radio, lo diamo oggi al sindaco di Ponti sul Mincio, Giorgio Rebuschi. Bentornato sindaco. Buongiorno a voi, ciao a tutti. Bentornato a lei, gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-31-88-339, poi ancora per chiamarci 0376-631709, la mail è diretta a @temporadio.it, diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live, punto. Non mettete date o altro oggi. Allora, dunque, iniziamo subito con parlare. Voi mettete periodicamente un giornalino con ci sono tutti gli aggiornamenti, sì, per i cittadini, ci sono gli appuntamenti, eccetera, eccetera. Ma guarda, velocemente, all'insegna della trasparenza, noi oltre ad aver fatto i giovedì informativi tra ottobre e novembre, abbiamo questa tradizione annuale che a Natale spediamo un giornalino fatto appunto dall'amministrazione dove comunichiamo gli aggiornamenti, insomma. Questo ci sembra corretto per tenere informati i nostri cittadini e poi, ripeto, l'insegna della trasparenza. E quindi di cosa, che cosa avete, si può dire qualche punto? Insomma, che avete... Beh, una cosa strana, ad esempio, è che ci occupiamo delle donazioni degli organi. Insomma, noi crediamo in questo gesto e sapete che c'è questa possibilità di dichiarare la possibilità di donare gli organi quando si rinnova la carta d'identità e ad esempio comunicheremo formalmente a ogni rinnovo attraverso una lettera che è possibile fare questo gesto importante e ne parliamo anche all'interno del nostro giornalino. C'è un aggiornamento anche della nostra torre panoramica che sta andando avanti col progetto esecutivo. Insomma, ci sono tante altre cose, ci sono elencate tutte le attività appunto che si faranno nel periodo natalizio, che le associazioni, che ringrazio di Ponti, così rendono lieto il paese con una serie di iniziative belle. Per cui appunto tante, tra l'altro Torre Panoramica è molto bella, si vede anche dall'autostrada, da quando lei ospite ci faccio caso, è un punto di riferimento, prima non ci avevo mai fatto caso, ammetto, invece da quando c'è lei ci faccio caso ed e quindi si vede appunto, tra l'altro si vede il Baldo come se lo potessi toccare. Sì, quando si sale lì, sì, in queste giornate qua è fantastico, si vede il lago, il Baldo, gli Appennini, perché ti giri verso il Basso Mantovano e vedi tutto. Sì, beh, super, siamo molto, molto eccitati su questo progetto. Certo, parliamo anche di iniziative di Natale, che cosa... Ce ne sono parecchie, insomma, siamo un piccolo paese di 2400 abitanti, come dicevo prima, devo ringraziare tutte le associazioni che fanno attività, iniziamo già da domani con la presentazione di un libro che si chiama, leggo, ho preso un po' di appunti, Le distanze tra me e il ciliegio presso l'Associazione Culturale di Castello. Poi andiamo a domenica appunto 16, una cosa bellissima che si fa all'interno della parrocchia, è un recital che si chiama Natale tra corda e fiato di Gardarte, che è un'associazione di Peschiera del Garda che si occupa di spettacoli e musica molto qualificata. Poi andiamo al 22 dicembre con Christmas Card, sempre l'Associazione Culturale Castello, dove i bambini potranno insomma usare l'acquarello, insomma l'associazione pensa a loro. Poi il 23 dicembre la Proloco fa un mercatino natalizio, un'impresa, insomma, vogliamo far concorrenza a Verona, a Piazza Bra, a Mantova, a Piazza Sordello, perciò un piccolo appunto mercatino con concorsi di panificazione per i bambini, con dei pony sempre per loro, con uno spettacolo di danza, con chiaramente non manca mai l'aspetto culinario, insomma cioccolata, panini, vin brûlé, queste cose. Poi ci andiamo sempre il 24 dicembre con una pericena all'Associazione Culturale del Castello e insomma si va avanti parecchio. Fino dopo noi andiamo anche oltre, veniamo il 17 gennaio che abbiamo Sant'Antonio che è il nostro patrono e anche lì ci sarà la classica merenda dell'Iliano dove appunto l'Associazione Proloco organizza un momento di stare insieme anche culinario, perché è una tradizione anche questa. Poi non ci fermiamo, andiamo anche dopo a Sant'Antonio perché ci sono sempre queste Domenica Passo di Liscio per i pensionati che sono il 27 gennaio, il 10, 14 febbraio e 10 e 24 marzo, insomma cerchiamo di fare compagnia per uscire dalle secche dell'inverno, diciamo così. A Passo di Liscio. A Passo di Liscio. Questo dove le fate tra l'altro? Sempre l'associazione Sala delle Colonne lì. Alla Sala delle Colonne, Associazione Culturale Castello.
Tra l'altro è indice di civiltà, tra l'altro, prendersi cura degli anziani, per cui è qualcosa di estremamente importante che mi piace molto, appunto, che voi lo facciate, perché purtroppo anziani lo dimentichiamo tutti, tra l'altro, chi si prende cura degli anziani prende cura di se stesso, tra l'altro. Perché poi è bello stare in compagnia loro. Guarda, tanto per dirti, abbiamo fatto la cena del pensionato, che anche questa è una tradizione di 40 anni, al di là delle amministrazioni che gestiscono ponti, si fa, è un momento di tradizione, si fa a Santa Lucia, c'erano 118 persone, è stata una bellissima domenica scorsa. È stata fatta. Bene, benissimo, quindi appunto belle cose. E poi ci sono, adesso c'è è un periodo anche comunque di lavoro per le amministrazioni, perché c'è anche il bilancio di previsione, tra l'altro l'ha fatto anche il governo, abbiamo avuto un onorevole recentemente, esatto, con alti e bassi, vediamo. Sì, perché il detto è prima il dovere, dopo il piacere, cioè, prima ho parlato, piacere, ho invertito i termini, io mi sono sempre chiesto il piacere ma quando arriva, perché mi sembra sempre di vivere sempre in dovere, ma il piacere sono le manifestazioni che dicevo prima. Infatti, comunque il bilancio di previsione è molto importante e lo stiamo già redigendo, è già fatto sostanzialmente. Ecco, la cosa importante che segnalo è l'aspetto che non aumenteremo le tasse. Credo che questo sia già una notizia molto importante, perché con le problematiche che ci sono a gestire un comune adesso non è poco, anche perché proprio in questo periodo il governo dà la possibilità di modificare le aliquote che ci sono, che in passato invece erano un po' congelate, ma soprattutto confermiamo l'aspetto che non applicheremo l'addizionale IRPEF. E evidenzio, siamo in 4-5 comuni in tutta la provincia di Mantova a non adottare questa tassa, che va sul reddito delle famiglie, singolo reddito delle famiglie, cioè se ci sono due persone che lavorano e hanno un reddito va su tutte e due, tanto per farvi un esempio, e poi non applicheremo la tassa di soggiorno. Anche quest'anno siamo riusciti a non applicarla, è anche un grosso risultato, perché come dire, nelle zone limitrofe a noi è una tassa che è applicata. Questo non voglio dire siamo bravi o non siamo bravi, sono degli obiettivi che ci poniamo, ci riusciamo anche per il 2019 e credo che questo sia positivo. Dopo il futuro bisognerà affrontarlo l'anno successivo, però un passo alla volta, e da tanti anni che c'è questa tassa addizionale che è prevista, però è molto bello che noi riusciamo a non applicarla. Esatto, e tra l'altro una tassa subito, non è anche antipatica, perché appunto ti va a colpire sulla busta, sullo stipendio, ma quindi non te ne accorgi, però in realtà te ne accorgi. Sì. Uno dice però avete la TASI, sì, ma la TASI è un'altra cosa, va sull'immobile, e invece sul reddito, ripeto, se ci sono due o tre redditi, la tassa addizionale va su tutti questi. Esatto, redditi. Esatto, quindi se poi inizia a lavorare un figlio che abita ancora anche su quello, è così. Invece la TASI è quella è quella, appunto, se la casa è quella rimane, insomma. Stavo guardando una domanda che fanno su Forte Ardietti, adesso le andiamo a dare voce anche ai messaggi anche. E per quanto riguarda il PGT invece? PGT è molto importante, questo piano governo del territorio che ormai siamo pronti a provare ad adottare il 28 gennaio, perché non ci fermiamo neanche nel mese di dicembre, e ci sarà la seduta del Consiglio dove lo adotteremo. È un piano governo del territorio che dichiaro chiaramente che non ci saranno zone di espansione, cioè il comune rimane dal punto di vista della superficie edificatoria quello, è impostato per risolvere vecchi problemi che deriviamo dal vecchio piano PGT, soprattutto per quello. È un piano che asseconda le esigenze di attività produttive, vuole andare incontro agli artigiani che sono pieni di difficoltà, ma cerchiamo di assecondare le loro esigenze di spazi, e soprattutto abbiamo cercato anche di vedere di buon occhio queste richieste, appunto, che riguardano le cantine, le aziende vitivinicole. Insomma, noi non abbiamo la cantina dei Colli Morenici, che è famosissima, conosciutissima, ed è un consorzio, insomma, di vinicoltori, ma storico, però abbiamo anche delle richieste di realizzare due aziende vitivinicole che faranno la loro cantina, e il vino è un prodotto nostro del territorio molto importante, e ci vogliamo, come dire, specializzare anche da questo punto di vista. E tra l'altro una cantina fa una cosa estremamente molto strana,
però è particolare, che appunto riproduce questo vecchio vino che si chiama il Rubino. Il Rubino era un vino rosso delle colline moraniche, il primo vino che è stato prodotto in passato, che ha avuto negli anni, insomma, come dire, un passato non, insomma, è stato un po' abbandonato, ecco. E invece questo viticoltore ha scelto questo specifico vino per riproporlo, e ci sta credendo molto, ed è un aspetto importante e unico. Il rosso Rubino me lo ricordo da quando ero bambino, non per far rima. Veramente, per cui molto buono, esatto, molto buono, chissà perché era stato abbandonato, ma non so, probabilmente era un prodotto che, sai, insomma, il vino adesso, voglio dire, pensiamo a Lugana, per carità, io sono un bevitore, mi piace molto Lugana, però insomma negli anni perde un po' anche di identità, se vogliamo, insomma, il Lugana, se il primo Lugana aveva questo sapore un po' a sprigno, no? Giusto? E chiaramente le cantine giustamente cercano di, come dire, renderlo più piacevole. Probabilmente questo vino magari si prestava, il vino Rubino ha poca capacità di essere un po', tra virgolette, cambiato, e ha trovato delle difficoltà, ma questa è una persona che ci sta lavorando molto bene, lo sta curando molto bene, ha delle vigne e lo esporta anche in piccole quantità addirittura in Austria. Ma ci tolgo una curiosità, il vin brûlé però che fornirete durante le feste natalizie, da dove lo andate a prendere? Dai, dica la verità. Questo guarda, non te lo so dire perché ci pensa l'Avis e io sono vado, lo assaggio, ma non ti so, ma sicuramente si raccomanda, siamo sulla cantina di Ponti, siamo sulla nostra cantina, ma anche secondo me qualche contadino locale che produce vino, che magari arriva, produce fornisce. Mi raccomando che sia locale, assolutamente. Sicuramente non è il tavernello, ecco, tanto per dire, ecco, qualcosa. Vabbè che il brûlé poi dopo appunto è speziato, quindi ti rendi meno conto, però comunque insomma è qualcosa di importante. E poi le vorrei chiedere anche della SP19, ma ci spieghi cosa succede col Multavelox? Prendete voi, parte le prende la provincia, però dovete dare i vostri alla provincia, cos'è che è? Beh, insomma, innanzitutto noi abbiamo un Velox da 2 anni che è installato all'ingresso del paese venendo dalla Peschiera. Chiaramente quando si parla di Velox ci sono sempre delle discussioni che chiaramente vengono rispettate, e essendo su una strada provinciale noi dobbiamo dare sostanzialmente il 50% di questi proventi alla provincia di queste sanzioni, però insistendo abbiamo raggiunto un accordo formale con una delibera dove diciamo che questi soldi che devono essere dati alla provincia devono essere reinvestiti sulle strade provinciali all'interno del comune di Ponti sul Mincio. Abbiamo la strada provinciale 19 che attraverso il nostro comune, che è in condizioni veramente difficili, per usare un termine anche abbastanza edulcorato, e perciò l'accordo raggiunto con la provincia è che si asfalterà la strada provinciale 19 il prossimo anno. Sono già a livello di una progettazione esecutiva, stiamo parlando di più di 130.000 euro, insomma una cifra consistente, e insomma è importante perché riqualifichiamo una zona del paese molto molto frequentata. Certo. Fermiamoci un attimino con Giorgio Rebuschi, sindaco di Ponti sul Mincio, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte, e poi leggiamo anche li leggiamo tutti i messaggi che sono arrivati e che stanno arrivando. Siamo a Natale, mi raccomando, fate i bravi. Sono bravi, torniamo subito. Stiamo dialogando con Giorgio Rebuschi, sindaco di Ponti sul Mincio. Allora, c'è un messaggio che riguarda le feste. Dice: dovete aumentare le feste dedicate al vino e alla gastronomia. Beh, effettivamente le colline moreniche sono, credo, un territorio unico, in quanto non soltanto si differenzia da quelli vicini, ma si differenzia al suo interno, anche perché tra l'altro le colline ce ne sono di due fasce, no? Cioè una dell'ultima glaciazione e una dell'altra glaciazione, tanto per e hanno dei terreni diversi, dei vini diversi, dei salami diversi, ogni paese ha il suo salame, ogni agricoltore, esatto. No, ma colgo lo spunto, però mi piace anche evidenziare questo spettatore che noi abbiamo fatto anche i prodotti d'eco come comune, ne ho parlato anche in passato qua, abbiamo lo strangolino che è diventato prodotto
Todeco e anche il Fogassì, che è un prodotto conosciuto, è un dolce, sì. Perciò ci stiamo impegnando da quel punto di vista lì. Bene. E anch'io sono 87 kg e sono una persona che cerca di tenere alta la bandiera. Assolutamente, allora richiamoci a Ponti sul Mincio, appunto. Rebuschi, siete bravi, dice un altro messaggio, fate molte manifestazioni molto carine e anche di buona levatura culturale, dice Carla di Peschiera. Beh, effettivamente Peschiera è vicina a noi, e ringrazio Carla perché... Stavo cercando un termine, sai, come Marina di Grosseto, non so, per esempio stavo pensando Laghina di Ponti, Peschiera. Sì, fa piacere, ecco. Perché effettivamente sono apprezzate, soprattutto ci sono molte persone che vanno all'Associazione Culturale Castello e alla Proloco, insomma, e ci piace questo aspetto. Per cui va bene. A Forte Rietti le chiedono, si può fare soft air? No, Forte Rieti non facciamo soft air. Capisco questa attività sportiva, è bella, insomma, è anche di passione, però capite che è un luogo, come dire, dove c'è abbiamo vincoli beni ambientali, rimane il materiale, e questo non ci permette di sfruttarlo. Tira dal punto di vista i proiettilini, cioè, insomma, che ne sparano un milione. Lo usiamo per attività rievocative, per associazioni, però purtroppo non per questo aspetto. Giustamente. Allora, mi spiace, però ce ne sono tanti, insomma, di luoghi dove si può fare soft air, eccetera. Allora, dunque, vediamo un attimino. Allora, vabbè, qua inizia con una battuta, scherzi a parte, si fa qualcosa per chi è in difficoltà per Natale, presumo? Beh, noi stiamo facendo con la parrocchia, abbiamo promosso in modo molto forte una raccolta di alimenti, perché abbiamo un piccolo magazzino dove appunto mettiamo questo materiale per persone in difficoltà, e l'assistente sociale è il nostro preciso riferimento e decide lei, che è una bravissima, tra l'altro, funzionaria, come distribuire questo materiale. Sta andando bene, questo senz'altro. Allora, poi, per fare un esempio, Rebuschi, è bene che ci prepariamo l'estate, effettivamente siamo in dicembre, quindi tra un po', insomma, la domanda per l'acqua park che fine ha fatto? Leggo la domanda per l'acqua park. Allora, ci stiamo già preparando l'estate dal punto di vista del turismo. Non capisco questa domanda dell'acqua park, però posso dire che nel prepararci all'estate stiamo già lavorando con attività di promozione che risiedono a Peschiera per promuovere il nostro paese, e anche con dei campeggi, che soprattutto uno che sono a Valeggio, che sono interessati a, come dire, portare il turista nell'entroterra. Dopo stiamo già programmando tutte le attività con le associazioni storiche, insomma, consolidate, tipo la Sagra, non siamo fermi. E sul turismo, già da ottobre, stiamo cercando di preparare il prossimo anno, e avremo, secondo me, le sorprese, perché l'obiettivo principale è quello di riuscire a fare un percorso in bicicletta che appunto vede il Forte Ardieti, il castello, le fontane, il monumento, tutte le settimane nel periodo estivo. Allora, bello, obiettivamente bello, obiettivamente. Sono in Mantova, vengo sempre alle vostre manifestazioni, per cui salutiamo anche l'ascoltatore. Vedo che ce ne sono altri messaggi, adesso daremo voce, però volevo chiedere un attimino, fare una parentesi. TAV, avete novità anche? TAV, sì, abbiamo novità, perché sui mezzi di informazione in questo periodo si è discusso tanto, magari ci sono delle interpretazioni. Esatto. Senti, ora bianco, ora nero, non capisci mai io posso solo dire che questa settimana ci troveremo a Peschiera con il sindaco di Peschiera e CEPAV, che è il consorzio che costruisce la TAV, appunto per cercare di studiare al meglio, cosa che è già stata fatta con la progettazione, le vie alternative, diciamo così, agli aspetti di impatto cantieristico, perché soprattutto Peschiera avrà dei problemi, perché chiaramente passa lì la tratta e ci saranno dei cavalcavia che saranno chiusi, perciò bisogna trovare alternative. Noi abbiamo molti cantieri che sono sul territorio di Peschiera, però sono assolutamente al confine con Ponti, esatto. E anche questo chiaramente è un problema, soprattutto per la viabilità, e questa settimana ci si incontra per definire proprio i dettagli di questa viabilità alternativa per rendere meno impattanti i cantieri. Questo per dirvi che stanno continuando a lavorare, cioè loro hanno un contratto, CEPAV ha un contratto con RFI che sta rispettando, e perciò è un contratto formale che dice che le cose vanno avanti. Ecco.
Certo, per cui sì, precisiamo, qua non è, si parla né pro né contro, però effettivamente... Cioè, la mia è una constatazione assolutamente oggettiva, che un amministratore deve affrontare, perché se sai che ti succederà qualcosa, pur essendo favorevole o contrario, lo devi affrontare nell'interesse della collettività. Certo. Punto. Tanto per intenderci, il lago rischia di essere tagliato, dicono almeno 7 anni dureranno i lavori. Ma sì, i cantieri sono, questi. Tanto per intenderci, il lago rischia di essere tagliato fuori, adesso io non sarei così drastico, però sicuramente non parliamo di qualcosa di semplice. Beh, si parla di decine e decine di migliaia di camion che passeranno ogni giorno, tutti i giorni. Adesso la quantità non la so dire, ecco, non ti so dire questo aspetto, però sicuramente gli anni sono quelli. Per cui, la temporalità è quella, con alti e bassi, perché ci saranno momenti in cui i cantieri saranno molto più, come dire, consistenti e chiaramente anche meno consistenti, però questa è la temporalità. Questa è la temporalità, esatto. Rebuschi, si possono dilazionare le tasse pregresse? Qua qui un'altra domanda. Le tasse pregresse? Cioè, ovviamente quelli che non hanno pagato le tasse, magari perché non ce l'hanno fatta. Siamo aperti a ragionamenti, è successo qualche volta e insomma... Se ci sono problemi si va all'ufficio tributi e si discutono queste cose. Certo. Cioè, è successo qualche volta? Beh, insomma, volte. Abbiamo avuto... No, perché stavo pensando, quelli come me che si dimenticano sono mosche bianche. Io mi dimentico, ammetto. Ti dimentico una volta, dopo la seconda te la ricordi. Vabbè, io ogni tot anni mi arriva una lettera, per esempio, dalla Regione Lombardia che mi dice, guarda che non hai pagato il bollo. Questo succede, Vabbè. Allora, sindaco, il forte è bello, ma sarebbe bene creare un percorso. Qua avevo cancellato la seconda parte del messaggio, chiedo scusa, che diceva dal castello al forte, che si, proprio dal Medioevo praticamente, al 1800. Sì, è vero, questo è vero. Beh, un percorso, come dicevo prima, lo stiamo cercando di organizzare con un, diciamo così, un campeggio che ha intenzione di portare questi turisti sul territorio di Ponti, e sarà un percorso ciclabile che parte dalla ciclabile di Peschiera, che è la Mantova Peschiera, sostanzialmente entra nel nostro territorio, arriva fino a Forte Ardetti e dal forte, con strade all'interno della campagna, si arriva al paese, appunto al castello e alle fontane. Poi si può avere una consulenza fiscale patrimoniale in comune? Ho difficoltà, i commercialisti costano. Salutiamo i commercialisti, però. Allora, guarda, per quanto ci riguarda, siamo stati uno dei primi comuni, ma non lo dico così perché è oggettivo. Noi spediamo addirittura il bollettino dell'IMU e della TASI a casa, perciò non c'è bisogno di andare da nessun commercialista da tempo, e da 15 anni che facciamo questa cosa, e questa è la migliore consulenza che possiamo fare. Dopo, sul resto, non sono tributi, che i 730, queste cose non sono di competenza comunale, e su queste non possiamo dire niente. Certo. Però le nostre, ripeto, TASI e IMU, il pensionato, non solo il pensionato, tutte le famiglie si trovano i bollettini con la dilazione, se vogliono dilazionare, o il bollettino se vogliono pagare tutto subito, già compilato con la cifra. Allora, parliamo un attimino anche di interventi turistici alla Scarpina. Anche se... Sì, questo intervento ne ho parlato anche in passato qua, un intervento molto molto grande che appunto verrà realizzato nella zona ex demaniale Scarpina. Ormai, diciamo così, le pratiche sono uno stato avanzato molto molto buono. Proprio il mese scorso abbiamo approvato una convenzione con i realizzatori di questa struttura, e ormai siamo alla progettazione esecutiva. È stato un percorso molto lungo che è durato 3 anni. Loro avevano intenzione di realizzare una struttura diversa da quella che realizzeranno, perché nei confronti con loro ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dissentito sul loro modo di proporre l'intervento. Proponevano bungalow e queste cose, invece noi abbiamo deciso di realizzare qualcosa di bello con loro. Loro hanno colto questa nostra linea politica e sono arrivati al punto che sono in progettazione esecutiva, e credo che entro l'anno riusciranno a espletare le pratiche burocratiche, insomma il 2019, fine 2019, e dopo inizieranno a realizzare questo bel intervento che è sulla ciclabile, una zona ricettiva di dimensioni non piccole, però recuperiamo anche un'area che adesso è assolutamente fatiscente, dove ci sono capannoni decaduti, tetti caduti, insomma, perciò sarà una buona cosa.
Benissimo. Allora, scrivono: se si ricandida alla voto perché ha lavorato bene, dice, grazie, un messaggio. Grazie. E poi ancora: sindaco, si presenterà alle prossime amministrative? Ah, qua proprio andiamo, si presenterà alle prossime amministrative? Beh, guardate, noi siamo un gruppo e il gruppo ci sarà sicuramente. Di questa cosa sulla candidatura del sindaco non abbiamo ancora parlato, ma noi siamo già determinati a essere presenti il prossimo mandato. Benissimo. Come gruppo. Allora, va bene, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Giorgio Rebuschi, sindaco di Ponti sul Mincio. Avremmo voluto parlare, se vuole, in 30 secondi della Viganò de Milei. Proprio... Ma no, vabbè, la Viganò de Milei è importante, sì, perché stiamo facendo il progetto esecutivo, ma non solo nel bilancio di previsione che dicevo prima, abbiamo già intravisto la possibilità di investire 800.000 euro con mezzi no propri, che sono legati alla realizzazione della Scarpina, appunto, di questo intervento turistico, e perciò intravediamo di finanziare il terzo stralcio di questa struttura all'interno dei ponti. Benissimo. Non è ancora fatta la cosa, però insomma iniziamo a capire anche questo aspetto. Perfetto. Buon Natale a tutti. Buon Natale, sindaco Giorgio Rebuschi. Grazie.